prima e sulla loro capacità ed attitudine delinquenziale. In particolare si descrive lo spessore delinquenziale di Pisapia, che già dal 17 dicembre 2012 era stato rimosso dall'incarico e che aveva tentato di difendersi utilizzando la stampa locale dopo essere stato rimosso appunto dall'incarico, cercando di apparire come vittima di una macchina.